Al termine di Pallavolo Motta Stadium Mirandola 3-0 con Giorgio Picciolotto, benvenuto. Grazie. Allora, sei qui da un mesetto, poco più, come sta andando? Beh, mi sto ambientando, diciamo. Il gruppo è sicuramente un ottimo gruppo, sono stato chiamato per sostituire il secondo posto che deve operarsi, quindi sono principalmente arrivato a dare una mano in allenamento sicuramente, poi se c'è bisogno anche in partita. Si spera di no, perché insomma la squadra è buona, se non c'è bisogno di me vuol dire che sta girando bene, quindi si vince. Una partita contro un avversario tutt'altro che facile. Sabato scorso hai imposto il 3-0 a Trebaseleghe. A Trento, sì. No, il Mirandola. Sì. Sicuramente è una squadra che è rognosa perché difendono, ricevono bene, hanno anche un buon servizio float, quindi secondo me ne veniamo fuori a testa alta nonostante la partita non sia stata su altissimi livelli, ci sono stati diversi errori, però ci sta, un buon risultato per come la vedo io. La recensione parla di un 63% contro un 56%. Sì, è stata in generale non buonissima. Come positività, sì, e neanche come ricezioni perfette. Comunque, secondo me, siamo stati bravi, soprattutto sulle palle alte, ce la siamo cavata, diciamo, nonostante la ricezione non fosse buona. Prossima settimana Brescia, intanto siete comunque, vada a stasera con la partita di Brescia, siete campioni d'inverno. Sì, è stato un ottimo girone d'andata e speriamo di coronarlo nel migliore dei modi con Brescia, che sicuramente sulla carta è una delle migliori squadre del girone. Qualcuno dice che la squadra migliore del girone è questa. Brescia? No, diciamo che è una delle migliori squadre, sicuramente sulla carta stiamo dimostrando, sì, in campo stiamo dimostrando di essere la migliore. Senza. Grazie e buon proseguimento. Grazie, anche a voi. Con Lazzari, uno dei vecchietti del gruppo. Dei veterani, sì, ormai è il quinto anno questo. Sì, proprio. Senti un po', qua si va o 3-0 o 3-1, o tutto o niente. Per adesso sì, è andata bene, speriamo che continui così, insomma, dai. Una squadra un po' rognosa questo Mirandola, l'avete già incontrato in Coppa, due vittorie, 2-3-0, la prima qui e la seconda in casa loro, stasera è arrivato il terzo. Sì, anche se i set sono stati tutti tirati, perché comunque è una squadra che gioca, che lotta, che batte bene, riceve bene, e comunque alla fine è andata bene, dai, 3 punti anche questa sera. Ioppi di punti ne ha fatti 21 stasera. Addirittura. Bene, dai, complimenti a lui. Senti un po', 8 ace e 6 muri. Sì, beh, il muro è uno dei nostri fondamentali migliori, diciamo. In battuta siamo un po' migliorati nelle ultime settimane, perché all'inizio eravamo tanto, tanto fallosi, mentre stasera è andata meglio sicuramente. Comunque vada la partita di Brescia, siete campioni d'inverno. Sì, per quello che può contare è il titolo di campione d'inverno. Sì, beh, sicuramente non conta tantissimo. Comunque speriamo di portare a casa il risultato per riuscire a staccarli, ecco. Non è semplice, perché comunque è una delle favorite per il campionato. In casa loro è un palazzetto anche abbastanza piccolo e basso, che non è semplice da giocarci. Comunque andiamo lì carichi, insomma. Il precedente dice che li avete battuti sia qui che lì in Coppa l'anno scorso. Sì, l'anno scorso sì, però la squadra è cambiata, hanno fatto 2 o 3 acquisti importanti, quindi hanno migliorato il potenziale in attacco e speriamo di andare lì e portare a casa il risultato, diciamo. Questo palazzetto si sta rivelando piccolo? Quest'anno sì, vittoria dopo vittoria il palazzetto si riempie. Bisogna parlare col presidente e trovare una soluzione. Il 2 febbraio si gioca l'ultimo turno di qualificazione per le Final Four. Tra Reggio Emilia e Bergamo chi passa? Secondo me Reggio Emilia, visto anche quello che sta facendo nell'altro girone, perché le ha vinte tutte, mi sembra, quindi insomma è più attrezzata di Bergamo. Vedendo anche il Bergamo di questa stagione, che vince, perde, non è molto costante. Secondo me passa Reggio Emilia. Grazie. Trevigiana, nata a Sant'Antonino, indossa la maglia numero 9, Prosecco o Red Bull?
Devo dire prosecco, ma non è vero, perché io sono allergica al vino, quindi però per onor di sponsor bisogna dire prosecco, però preferisco la Red Bull e la Coca-Cola, anzi in realtà. Allora, l'avrete riconosciuto sicuramente a Melissa Donà, uno dei punti di forza dell'Imoco di quest'anno. Come sta andando? Sta andando bene, diciamo che per ora abbiamo centrato, diciamo, il passaggio del turno in Coppa Italia, a parte la parentesi della Supercoppa, e poi in Champions abbiamo fatto una bella vittoria l'altro giorno contro Nomsk, quindi ci siamo messi in una condizione, diciamo, di potercela giocare bene lì da loro giovedì, quindi in campionato sta andando bene, quindi tutto a posto. È mercoledì quando Marco ti ha messa dentro, hai fatto male subito. Sono... Hai trovato un ace da lasciare senza fiato. Sono le partite della vita, è quello che sogna ogni ragazzina quando gioca a pallavolo a 13-14 anni, di entrare in una partita importante di Champions. Lì ho avuto un flashback, ho pensato davvero a quei momenti. Sono le partite che ognuno sogna, quindi sono contenta che sia andata bene. La difficoltà è quella di entrare da freddo e battere. Può andarti bene, può andarti male, cioè, c'è poca differenza tra un ace e una palla fuori di qualche centimetro, e mi è andata bene. Domanda da un milione di dollari: cosa ci fa un asso del volley a vedere una B1? Ma una B1 forte comunque, considera che tre quarti dei ragazzi che giocano a Motta sono miei amici da tanto tempo, quindi davvero sono contenta di essere riuscita a venire a vedere finalmente una partita quest'anno. Ogni anno ne vedo due o tre, anche l'anno scorso ne avevo vista qualcuna, che l'anno prima, cioè vengo spesso comunque se posso, e sono contenta. Non avevano bisogno di fortuna, cioè non ho fatto da talismano sicuramente, perché sono molto forti, quindi stanno andando benone, spero davvero che riescano ad andare fino alla fine con la stessa posizione. La prossima volta chi porterai con te? Porterò qualche mia compagna di squadra, ma sono tutte sempre molto impegnate, quindi non mi seguono mai in queste avventure un po' particolari, nel senso di fare tutta sta strada, anche perché io sono trevigiana, ma sono l'unica persona che si perde a Motta di Livenza ogni volta che viene al palazzetto, quindi non lo so, mi metteranno i cartelli solo per me. Azzardiamo tre nomi: Marco Gasperi, Raffa Calloni e Carlotta Daminato. A far cosa? Da portare qua. Da portare, beh, Marco preferisce vedere partite di altro tipo, nel senso preferisce la pallavolo femminile, è un cultore della pallavolo femminile e ama la pallavolo femminile. Io preferisco la pallavolo maschile, ma al di là che del lato estetico è sempre bello vedere bei ragazzi, preferisco proprio il gioco della pallavolo maschile, anche se partite di alto livello pallavolo femminile sono piacevoli e molto belle, però la pallavolo maschile secondo me è molto più bella, anche in categoria inferiore, non a livello più basso, in categoria inferiore è più bella da seguire, mi piace di più. Domani partita delle partite, c'è Busto. È sempre un big match quando si gioca contro Busto, c'è una capitana che è di Conegliano, quindi comunque anche lei con tanti tifosi al seguito, e noi le abbiamo tra virgolette buttate fuori perché i posti erano due nei gironi di Champions, quindi avranno il dente avvelenato perché con noi quest'anno hanno sempre perso, quindi sarà una grande partita, hanno una formazione che è davvero in crescita, hanno vinto una partita importante settimana scorsa contro Piacenza con un secco anche risultato, quindi davvero sono agguerrite, ma sarà una grande partita, ne siamo più arrabbiate di loro. Tra l'altro fra meno di 10 giorni ci potrebbe essere la sfida al contrario, prima partita al Pala Yamamai e ritorno il 29 al Pala Verde. Ecco, questi incroci di Coppa Italia, i risultati dipendono un po', i risultati di tutte, perché domani c'è anche una sfida interessante che è Piacenza-Modena, in base anche a quello possiamo capire in che posizione ci collochiamo, speriamo di stare nella parte alta comunque del tabellone perché è sempre importante, ovvio che tanto arrivare quarto e quinto, quinto e quarte nel caso andasse male, poco importa, l'avversario è quella, è sempre Busto, però arrivando invece seconde o terze troviamo altre squadre, sarebbe il caso di smettere di giocare con Busto perché basta. Per giovedì siete già a posto comunque con l'equipaggiamento, visto che farà freddino? Farà freddino, dicono, sì sì, è già tutto organizzato, pile, sciarponi, guanti termici, sì, siamo preparate. Ci aspetta questo lungo viaggio, però sono avventure queste, per me è davvero un'emozione, ci sono giocatrici come Jenny che sono abituate da quando hanno 18-19 anni a girare il mondo perché hanno sempre giocato in top team, hanno sempre fatto parte della
nazionale per tanto tempo, quindi sono abituate. Per me sono tutte esperienze nuove e sono felice di farle. Grazie Melissa Donà, in bocca al lupo e ci vediamo domani a Palaverde. Crepi il lupo e a presto. Dai.